Una serata all'insegna del talento di tanti giovani promettenti. Questo sarà Effetto Notte Festival, il gran galà di arte, musica e spettacolo che andrà in scena il 15 aprile al Teatro Apollo di Lecce, pensato proprio per valorizzare i giovani talenti e che dopo 13 edizioni private quest'anno si apre per la prima volta al grande pubblico. Volevo fare un qualcosa di particolare. Qual era il qualcosa di particolare? Dare una mano a tanti talenti, a tanti ragazzi un po' sfortunati nel non poter emergere. Effetto Notte non è altro che questo trampolino di lancio per poter garantire a tanti ragazzi che una volta non sapevano nemmeno cosa fosse un palcoscenico, poter finalmente salire su un palcoscenico che mi auguro con il tempo possa diventare un palcoscenico importante. Protagonisti 8 promesse della musica, saranno poi presenti anche artisti di fama internazionale come il tenore Francesco Malapena e la cantautrice Mariella Nava. Ci sarà l'esibizione della banda della Brigata Meccanizzata Pinerolo e di diversi corpi di ballo. A presentare l'evento l'attore Mingo De Pasquale e la speaker Claudia Cesaroni. Io ho ascoltato un po' di brani e sono veramente molto molto bravi. Poi ci sarò io e Claudia che ci divertiremo alla conduzione, ma ci divertiremo davvero, anche perché è uno spettacolo pieno di tante tante cose. Una serata che ha anche una finalità benefica. Charity partner sarà la Fondazione Umberto Veronesi. È sempre molto importante avere delle iniziative che ci consentano di intervenire nelle diverse fasce di età. Mi riempie di gioia l'affiancamento ad una iniziativa così proiettata verso il futuro.